Allora, non è facile parlare di sport a chi non lo pratica e a chi non è appassionato di sport. Ma il prossimo speaker ha trovato un modo diverso, un modo originale, un modo coinvolgente di raccontare storie di imprenditorialità sportiva di successo. E allora vediamo attraverso queste immagini di chi si tratta. Io sono Max Corona e Storie di Brand è il podcast dove vi faccio viaggiare nel tempo alla scoperta delle pazze storie di tre marchi più famosi. In ogni episodio andiamo a rivivere le gesta di donne e uomini come noi che hanno avuto il coraggio di credere nelle proprie idee. E allora diamo tutti insieme il benvenuto a Max Corona. Ciao Max. Ciao, ciao Max. Grazie mille. Chissà se tra di voi c'è qualcuno che ha ascoltato almeno per una volta il mio podcast. Sono sicuro di sì, perché alcuni in realtà sono stati i protagonisti del podcast Ready Brand. Però di quello di cui sono sicuro è che tra di voi c'è qualcuno che non ha mai ascoltato il mio lavoro. E posso immaginare cosa ha pensato quando Rachele ha detto racconta le storie delle aziende. Interessante. No, è interessante, però non è proprio quello che immaginavo di fare da bambino, quando il mio sogno era di vincere la Champions League a fianco di Del Piero e Harry Potter. Sì, avevo queste due passioni, la Juventus e Lord Voldemort. Curioso accostamento, effettivamente. Ma noi siamo invasi di storie di brand, perché i brand ce le raccontano, non perdono mai occasione di raccontarci le loro storie. E solo ora mi rendo conto che ho dimenticato il telecomando delle slide, quindi arrivo subito. Quando serve ce ne si ricorda. Come raccontano i brand le loro storie? Non volendo parlare dei presenti, ho voluto portare l'esempio di un brand che qualcuno di voi sicuramente avrà sentito nominare, Coca-Cola. Ora spero non sia presente Coca-Cola, perché sennò ho fatto una gaffe. Ma come si racconta Coca-Cola? Questo è quello che ci dice il suo sito. Fondata nel 1886, Atlanta, Stati Uniti, primo stabilimento creato nel 1903. La bottiglia nasce nel 1915, il primo brand a utilizzare campioni omaggio, 80.000 dipendenti, un valore di 73 miliardi e un fatturato di 43 miliardi. Interessante. A me viene in mente una cosa quando leggo questi numeri, ed è questo. A nessuno veramente interessano questi numeri. E però il podcast Storie di Brand attualmente ha 5 milioni di ascolti e io ricevo i messaggi dei bambini che fanno dei disegni per immaginarsi i protagonisti delle storie di brand. Quindi com'è possibile? Cioè, com'è possibile che una storia di un'azienda diventi accattivante? Ah, visto che abbiamo fatto il training break, basta, ce ne sarà un altro, ma proviamo a raccontare la storia di questo brand Coca-Cola in un modo un pochino più accattivante. Coca-Cola nasce da questo personaggio, è diciamo il primo personaggio della nostra storia. Si chiama John Pemberton ed è un farmacista di Atlanta che viene mandato al fronte durante la guerra di secessione. Ora, lui non era un soldato, però si mette la divisa e va al fronte. Non è molto pratico e per sfortuna viene colpito da una lama nemica quasi a morte. Lui si trascina, arriva all'ospedale da campo, in fin di vita, i medici lo vedono e dicono questo non supererà la notte. Cosa possiamo fare per alleviare il suo dolore? Gli iniettiamo una grossa dose di morfina, così lui smette di soffrire e muore in pace. Lo drogano, però lui sopravvive. Per fortuna. Però ha questo demone dentro di lui, che è quello della dipendenza dalla morfina, che lo rende irrequieto anche quando torna a casa. Lui vuole mettersi nell'impresa di questa farmacia, però ha questo demone che lo consuma da dentro. E quindi mette insieme un tonico, li chiamavano così all'epoca, che si tratta di una bevanda con foglie di coca,
non poteva usare la morfina perché anche all'epoca non era proprio raccomandata, e crea questo tonico e lo chiama Coca-Cola perché oltre alla coca ci sono anche delle noci di cola. Lo comincia a vendere, però questo tonico non ha molto successo, finché non arriva nelle mani di un grande uomo d'affari che è votato a tutto pur di arrivare al successo. Il suo nome è Asa Candler. Chi si ricorda il fatturato della Coca-Cola? Nessuno. Qualcuno va. Primi della classe. Questo cosa vuol dire? Che questa storia, poi ovviamente qualcuno affezionato ai numeri c'è, ognuno ha le proprie perversioni, non siamo qui per giudicare, ma... ma questa storia è accattivante un po' per tutti, no? E cosa è successo? Noi abbiamo tolto i numeri e abbiamo messo l'unica cosa che abbiamo tutti in comune, ovvero le persone. Le persone che sono in questa stanza hanno tutte le loro ambizioni, tutte le loro paure e tutte le loro vite che si intrecciano e che le portano a raggiungere qualcosa. Ed è l'unica cosa con cui noi empatizziamo. Un numero è difficile empatizzare con un numero, ma è più facile empatizzare con la paura di John Pemberton, per esempio, o l'ambizione di Asa Candler. È più facile capire la loro percezione. Però voi direte, ok, ma tu ci parli di brand, ma noi qua vogliamo parlare di sport. Come facciamo a rendere lo sport un pochino più accattivante per quelli che non sono appassionati di sport? Per esempio, la mia ragazza non è appassionata di sport. Ora, se sapesse che la prendo come esempio, meglio non pensarci, ma lei non interessa lo sport. Tenendolo come esempio questo. E vi voglio raccontare un'altra storia. La storia è di questa foto. Questo è una foto della finale, della premiazione di Short Track del 2002 alle Olimpiadi di Salt Lake City. Ha vinto l'Australia, secondo gli Stati Uniti, terzo il Canada. E la mia ragazza, quando ha visto questa foto, ha detto, chi se ne frega, no? Che cioè, lei non sa neanche che cos'è lo Short Track, ma giustamente non è appassionata e non gli interessa fondamentalmente. Però quello che le interessa è la storia di quella persona al centro. Stephen Bradbury era all'epoca una grande promessa del pattinaggio, nato in Australia, ha una carriera abbastanza avviata perché vince una medaglia di bronzo alle Olimpiadi negli anni 90. Lui è una promessa dello short track finché durante una gara c'è un incidente, un suo avversario cade e gli recide l'arteria femorale. I vicini dell'arteria femorale sono, non, quel taglio sembra piccolo, ma sono 110 punti di sutura, una cosa quasi che lo mandava all'altro mondo. Quindi la sua carriera ovviamente è finita e sono tutti contenti che lui è ancora vivo. In realtà non è così, perché lui dice no, io voglio tornare alle Olimpiadi, c'è questa cosa che lo muove, vuole ritornare alle Olimpiadi e ci riesce. Nel 2002 riesce a qualificarsi alle Olimpiadi. Ora, alle Olimpiadi succede una cosa strana, perché per lui è un successo essere arrivato alle Olimpiadi, no? Però passa il primo turno, poi arriva in semifinale. Semifinale palesemente il più scarso di tutti. Rimane indietro, però uno davanti a lui cade, uno viene escluso, e caso vuole che arriva in finale. Cioè, in finale sono in cinque, non sono tanti. Sono in cinque e durante la finale parte e lui è indietro, viene deriso dagli stessi telecronisti. Se voi sentite una telecronaca in qualsiasi lingua, dice vabbè, questa finale è a 4 perché lui è palesemente più scarso. Effettivamente è più scarso degli altri. Rimane indietro, davanti c'è grande battaglia tra quelli che stanno per giocarsi la medaglia d'oro. All'ultima curva, però, chi è in testa cade e si tira dietro tutti gli altri. Tutti gli altri, non tutti, perché uno è troppo indietro per essere coinvolto nell'incidente. Senza accorgersi, lui vince la medaglia d'oro. Cioè, la mia ragazza quando ha sentito ha detto, ma non è vero, cioè, non è... e lei non sa neanche cos'è lo short track. Questo per farvi capire, insomma, che il metodo che utilizzo io per raccontare i brand, che sono una cosa che al grande pubblico può sembrare una cosa noiosa, in realtà sono
i brand come lo sport in fondo non esistono, esistono solo le conseguenze delle azioni di determinate persone. Quindi quando si va indietro alla fonte a vedere cosa è successo, in realtà rimaniamo solo noi, quelli che se ci giriamo intorno vediamo delle persone e quelle sono i protagonisti delle nostre storie. Quindi alla domanda come si fa a rendere il sport accattivante, la mia risposta è che forse non dovremmo raccontare di sport, raccontiamo di chi lo sport lo fa, perché è grazie a loro e anche grazie a noi che lo sport esiste alla fine, no? Grazie. Max, sei perfetto? Abbiamo ancora 17 secondi, giusti per dire che nel tuo futuro non ci sono solo podcast. No, no, adesso è nelle librerie il mio libro, si chiama appunto Persone che pensano in grande ed è un po' una carrellata di storie per darci la giusta carica, ma anche, a me piace dire, la giusta serenità per affrontare le sfide che abbiamo davanti. E allora ti ascoltiamo e ti leggiamo, grazie, sempre con piacere. Grazie, grazie Max. Grazie per l'ascolto.